Jacopo Grassi, impiegato, 47 anni, è candidato per la lista civica Bocci sindaco al Consiglio Comunale. Quali sono, secondo lei, i principali problemi di Firenze e quali le sue soluzioni? Per me i problemi principali sono la sicurezza, il turismo e il commercio. Per sicurezza mi piacerebbe intendere una sicurezza allargata a questi tre settori, sia come i commercianti, per i cittadini, come viene percepita, e anche per il turismo. È un tema molto vasto, vorrei essere molto breve, però vorrei capire che senza regole una città non può prosperare. Una città sicura, una città libera è una città che si apre al commercio e che vive. Mi piacerebbe poter portare le persone in piazza dove la gente si sente tranquilla, dove il turista viene e non ha paura a sfoggiare il suo orologio, a stare nelle piazze e godersi le serate, a camminare in certi quartieri che adesso è diventato molto difficile. Avrei delle idee, ho delle idee per questo, però mi riservo appunto di dirle per un'eventuale appunto candidatura in Consiglio Comunale. Ecco, si è parlato molto del problema della sicurezza all'interno del Parco delle Cascine, dove c'è un forte spaccio di droga. Cosa ne pensa? Allora ragazzi, io sono operativo, è molto semplice. Parco delle Cascine con degrado, presidio fisso della polizia. Finito il problema. Affitti turistici in centro, molti criticano questa grande diffusione degli Airbnb, lei cosa ne pensa? Allora, è un problema interessante perché vorrei riportare i fiorentini all'interno di Firenze, vorrei ricostruire la nostra Firenze, la Firenze dei quartieri, e quindi il problema è molto vasto, andrebbe studiato sicuramente con degli esperti. Quello che posso dire io è che se vengono dati gli appartamenti in mano alle multinazionali il problema diventa gigantissimo, quindi preferisco che il nostro appartamento sia pure in affitto ma che sia gestito comunque da privati o comunque sia con una limitazione e con un censimento fatto apposta nei comuni. Senta, invece sulla ZTL si è discusso se toglierla, aprirla, allargarla, renderla operativa 24 ore su 24 anche durante l'inverno, qual è la sua posizione? La mia posizione è sicuramente agevolare i fiorentini, io sono per Firenze, sono nato a Firenze e quindi vedo la problematica per i fiorentini. C'è un modo per agevolare i fiorentini, c'è un modo per farli stare meglio, applichiamola. Invece sul tema degli asili nido, secondo lei sono sufficienti, ne servono altri, servono agevolazione e di che tipo? Cosa ne pensa? Allora, il problema più grande è per le famiglie sempre italiane che spendono tantissimo per mandare i bambini all'asilo. È una tematica anche questa molto sentita dai miei cittadini. Vorrei riuscire a fare degli asili liberi, degli asili per tutti e soprattutto incentivarli nelle comunità e soprattutto anche per gli italiani. E a favore della tranvia o al contrario? Io sono a favore dello sviluppo di Firenze, se tutto questo porta benessere a Firenze per me va bene, da controllare e da capire se è veramente stato fatto un progetto buono o no.